Chiamami Ismaele. Alcuni anni fa pensai di far vela qua e là per un po' e andarmene a vedere la parte acquea del mondo. Ismaele è un nome che viene dalla Bibbia e tutto risuona di testo sacro in Moby Dick. Siamo a metà dell'Ottocento e siamo in America, sulle coste dell'Atlantico, e il nostro protagonista sta andando a cercare una nave. È una cosa abbastanza usuale se siete dei marinai o se siete delle persone che hanno bisogno di tirar su qualche soldo. Ed è una cosa che si faceva allora e una cosa che in fondo si fa ancora oggi. Però quell'America prima dovete immaginarvela, perché è il momento in cui tutto esplode, in cui tutto cresce. Le coste dell'America Atlantica sono piene di vita, piene di commerci e piene di entusiasmo. È l'idea di un mondo che sta letteralmente nascendo. Da una parte i mari che si aprono davanti e dall'altra questo spazio immenso della frontiera che aspetta i coloni. Una grande scommessa di vita e una grande scommessa di avventura, almeno così la vivono in tanti in quel momento, al di là delle tragedie che tutto questo porterà. La storia di Moby Dick è la storia di uomini, prima ancora che di una balena che dà il nome al libro. È la storia di una ricerca ed è la storia di una grande scommessa di avventura. Anzi, forse, prima di tutto, è la storia di un popolo che guarda alla natura come se fosse un possesso, un qualcosa di estremamente primigenio che gli appartiene. Bisogna capirli gli americani per riuscire a comprendere certi loro entusiasmi. Moby Dick serve anche a questo, serve a capire l'epopea di un popolo, anzi è l'epopea stessa di un popolo, è la scommessa di fronte a una natura primordiale che sembra solamente attenderli e che aspetta di essere conquistata. È proprio questo Moby Dick, prima ancora di essere una balena, rappresenta davvero tutta quanta la natura. Ma Ismaele non è il solo protagonista, anzi forse senza il capitano Ahab tutto questo avrebbe ben poco senso. Di lui che vi hanno detto, ditemi? Chiede prima di imbarcarsi. Non un granché, ho sentito soltanto dire che è un buon cacciatore di balene e un buon capitano per il suo equipaggio. Questo è vero, sì, ma devi scattare quando ti comanda. Spicciati, ringhia, ringhia e fila. Questa è la parola d'ordine del capitano Ahab. Ma nulla su quella cosa che gli successe al largo di Capo Horn, quando stette come morto per 3 giorni e 3 notti, nulla su quella zuffa mortale con lo spagnolo davanti all'altare a Santa, sentito nulla, nulla di tutto questo, nulla di tantissime cose. Continueremo a non sapere del capitano Ahab, che segnerà capitolo dopo capitolo la storia di questo incontro, di questa attesa nei confronti della natura e nei confronti di questa balena bianca che è l'ossessione di una vita e l'ossessione in realtà forse di un popolo stesso. Ecco sì, se c'è una cosa che spiega Ahab è la sfida assoluta contro la natura, e probabilmente in questo senso la Bibbia aiuta. È una scommessa che ha a che vedere col sacro, tutto questo. È la natura che riesce ad essere piegata dalla volontà umana. Anzi, forse potremmo metterci anche il punto di domanda. Può o può permettersi la volontà umana di sfidare fino a quel punto la natura? Ed è questo che siamo chiamati a scoprire tutti assieme, ed è per questo che in qualche modo un libro così parla di noi. È un libro difficile, è un libro di avventure, certo, naturalmente, con personaggi scolpiti quasi nella roccia, ma è anche un libro di grandi riflessioni. È come un mondo intero. Non a caso gli americani lo chiamano The American Bible, la Bibbia americana, come se dovesse racchiudere il mondo intero, appunto. Ed è un po' così il tentativo che leggiamo tra le righe di questo libro. Melville fa esattamente questa operazione, riempie il libro di tutto, dell'avventura, della scommessa, del desiderio, della passione, della paura, della ricerca e anche della scienza. È pieno di capitoli che parlano di balene in maniera estremamente scientifica, e questo forse, lo dico subito, può annoiarvi un po', ma se riuscite a superare questo aspetto molto didattico riguardante balene di ogni tipo e caratteristiche di ogni misura riguardo animali marini, oceani e altro, allora in realtà la scoperta che siete chiamati a fare assieme ad Ahab è qualcosa che vi riguarda intimamente. È la natura che si para davanti come una condanna o una promessa.
dipende forse dai punti di vista, una condanna o una promessa divina, appunto. Sta vicino a me, dice Aqab al suo secondo, a Starbuck. Fammi guardare dentro un occhio umano. È meglio che fissare il mare o il cielo, meglio che contemplare Dio per la verde terra, per la luce del focolare. Questo è lo specchio magico. Vedo mia moglie, mio figlio nel tuo occhio. No, resta a bordo. Non ammainare. Quando io lo farò, quando il marchiato Aqab darà la caccia a Moby Dick, non tenterai quest'azzardo. Non con quella casa lontana che vedo nel tuo occhio. È uno specchio, in fondo. È uno specchio il piccolo mondo della nave che lui vive ormai da anni. È uno specchio il mare davanti a lui. Ed è uno specchio che rimanda inevitabilmente ciò che abbiamo di più intimo. Vale per tutti, in realtà. Quel pensiero di Aqab agli anni passati, al mondo passato, a quello che forse chissà se ha mai davvero desiderato. Voleva davvero tornare a casa o voleva davvero quella balena? Non lo sapremo mai. Ma è una domanda che non dovete fare ad Aqab né a Melville, la dovete fare a voi. Il risultato è uno solo possibile. Bisogna incontrarla alla fine, la balena. Le ultime parole sono quelle che segnano il senso del destino di Aqab e di tutti coloro che l'hanno seguito in quell'avventura. Verso di te avanzo rollando, balena, di tutto distruttrice, di nulla vincitrice. Lotto fino all'ultimo corpo a corpo con te, dal cuore dell'inferno ti pugnalo, in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro, affonda tutte le bare, tutti i catafalchi in un'unica pozza comune, poiché né quelle né questi m'attendono è che io allora a pezzi ti trascini, mentre ancor ti inseguo, sebbene a te legato, maledetta balena, io cedo la mia lancia così. E così si chiude la storia di Aqab. E si chiude anche il libro, con l'unica possibilità che era lasciata sin dall'inizio al lettore, quello di fare i conti con la natura che lo aspettava, con il senso di un destino che aspettava di fatto i protagonisti e che aspetta in qualche maniera tutti noi. Certo, naturalmente, un libro così dovremmo davvero proiettarlo in quei tempi, dovremmo davvero pensare che sia possibile che un destino manifesto, come lo chiamavano gli americani, aspetti un intero popolo e che quel destino parli a quel popolo di natura, di spazi da conquistare, di terre da strappare e di un mondo e una civiltà nuova da costruire. Ci vuole un bel ottimismo, un bel positivismo, come si diceva a quei tempi, per credere a tutto questo. Ma in fondo è proprio su questo che si fonda tanta parte del nostro bisogno di ricerca, del nostro bisogno di esplorazione e del nostro bisogno di scommessa con la realtà. Al di là del senso stretto che può essere legato a un mondo e un popolo, c'è un aspetto più vasto di questa storia e che è quello che forse riguarda davvero la storia intera dell'umanità. E cioè il fatto che se c'è una cosa che ci ha caratterizzato dall'inizio dei tempi è stato quel senso e quel bisogno di scommessa strano che ogni volta che si fosse davanti a un monte, davanti a una duna del deserto, davanti al mare, sentissimo inevitabilmente il bisogno di superarla, di andare a vedere che cosa c'era oltre. In quel desiderio, in quel bisogno di scoperta e di avventura, ci siamo giocati una bella parte della nostra storia di esseri umani.